Siamo Giant Cog Games e presentiamo Far After. Quando? Fra un attimo. Ancora un attimo. Kodama, Kodama. Dopo lo faccio, dopo lo faccio. Ci siamo? Niente audio. Via che si va. Questo era Far After, finito, basta, grazie a tutti.
No, è un roguelite. Slide, amore mio. È un roguelite con forti elementi RPG, come avete visto dal combattimento a turni, basato sull'idea che sia molto complesso e profondo. Non abbiamo abilità che fanno solo danno, ce n'è una in tutto il gioco, e perciò speriamo che sia interessante interagire con tutto il sistema che abbiamo strutturato. Mi alzo. Grazie, grazie Manu. Allora, come dicevo prima, il gameplay sarà strutturato su 4 livelli, generalmente che sono tutti procedurali, che avranno ambientazioni e nemici ovviamente differenti e interazioni di gameplay ovviamente differenti. Mi risiedo. Sì, non ce la faccio. E si svilupperà. E si svilupperanno con un boss alla fine di ogni livello, in modo da aumentare la challenge. Prossima slide. Cos'è? Giramelo bello. Sì. Il setting è un setting post-apocalittico, dove i nostri personaggi vivono su una terra che per eventi catastrofici climatici è inondata d'acqua. Perciò vivono su queste piattaforme galleggianti e parte di quello che è il gameplay sarà migliorare questa piattaforma e renderla sempre più funzionale alla vita umana. Per questo noi ci avventureremo negli abissi e nelle rovine del vecchio mondo alla ricerca di materiali e vecchie tecnologie per poter migliorare la nostra vita attuale, che è sempre molto complessa. Come dicevo prima, il combat system è a turni, sarà per un massimo di 3 contro 3, dove i nostri personaggi affronteranno svariati nemici con abilità e interazioni differenti. Ci saranno 6 personaggi nel totale, che potranno essere min-maxati e cioè ti fai il team che ti pare, insomma. E più o meno questo. Ci sono un sacco di sistemi dietro, il modo in cui calcoliamo i turni è in una maniera dinamica, perciò ogni cosa che in qualche maniera va a influire sulle statistiche o qualcosa di questo genere sempre influisce in qualche maniera sul combat nella sua maniera più generale. Prossima slide. Molto del nostro focus sarà legato anche alla progressione di questi personaggi. Ci saranno un sacco di modi per poter migliorare le loro caratteristiche, il loro modo di giocare, ampliare il loro arsenale di abilità e ampliare le funzionalità delle loro abilità. Alcune di queste saranno legate durante le section di gameplay, durante le varie run procedurali, e non saranno permanenti, ma alcune di queste invece saranno legate ad edifici e potenziamenti che faremo sulla nostra piattaforma, e quelle invece saranno permanenti. Perciò ci ritroveremo dove molti roguelite tutto è legato nella section di gameplay, noi puntiamo a strategizzare antecedentemente la nostra run e renderla più pensata, diciamo così. Prossima slide. Come dicevo prima, la lab è ovviamente il punto da cui tutte le run partono e si potrà ampliare in svariati modi. Alcuni degli ampliamenti sbloccheranno edifici che ci permetteranno di avere shop nuovi, alcuni di queste cose sbloccheranno edifici che ci permetteranno di avere una modalità più difficile, altri che raccontano solo di lore o che ci danno quest. Perciò non è solo una roba visuale o di progressione vuota, ma va a influire effettivamente anche il gameplay durante le nostre run e in maniera più generale. Sveglione. Questa è la piatta. I personaggi che potete vedere durante la nostra demo sono questi 3. Ci abbiamo da di qua Sugo, Radi e Diesel.
che hanno tutti un modo di combattere e una loro personalità e sono tutti specifici in determinate cose e, ed è un po' l'idea generale di quello che noi abbiamo cercato di fare con i nostri personaggi. Piuttosto che fare abilità generali, cerchiamo di dare una personalità e un gameplay specifico o una cosa noi chiamiamo gimmick, perciò una sorta di core gameplay di ogni personaggio che lo sviluppi da lì. Prego. Sì. E, per le presentazioni finali, io sono Sabatino e mi sono occupato, diciamo, principalmente del lato artistico e la cosa è nata da noi due. Poi, grazie al cielo, abbiamo conosciuto Alessandro e Manuel, che sono i due programmatori barra santi dello studio, e come ultima persona importantissima per, diciamo, per il successo di questo progetto c'è Dominic Sambucco, che è stato la persona che ha fatto queste bangers che avete, che avete sentito prima. E, diciamo che oltre a questo core team, prego, e stiamo collaborando anche con altre persone per far sì che la nostra visione si avveri nella maniera migliore possibile. Quindi una character artist fortissima che si chiama Vittoria Pompolani, e poi stiamo collaborando con Alessandro Lamonica per il concepting generale di tutte le zone e la direzione artistica, e abbiamo trovato anche un animatore fortissimo in pixel art inglese, si chiama Lewis Edward Cross. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prima di lasciarci volevo comunque dire che il Bologna Game Farm è stata un'iniziativa utilissima e qualunque progetto volesse partecipare nelle prossime edizioni glielo consiglio, perché grazie alla guida di persone come Ivan e altri mentor e tutor che abbiamo incontrato, il nostro progetto le nostre idee sono cresciute in una maniera incommensurabile, diciamo. Grazie a tutti e venite a giocarlo. Siamo sotto al cavallo, venite a giocarlo. Siamo vicini al